Benvenuti a questi incontri di laboratori dal basso sull'eolico in crowdfunding, eolico cooperativo. Io sono Francesco Paraggio, sono ingegnere per l'ambiente e territorio. Lavoro nel settore dell'eolico da circa 10 anni, ho avuto diverse esperienze nel settore del mini eolico ed ora lavoro come consulente indipendente nella valutazione della fattibilità dei progetti eolici e della stima della risorsa eolica. Oggi vi parlerò di crowdfunding eolico, un tema che abbiamo già affrontato con il signor Paul Guy circa un anno fa, sempre in laboratori dal basso. Quando parliamo di crowdfunding eolico, parliamo della possibilità di far partecipare le comunità locali all'investimento nel settore dell'eolico, quindi la possibilità di investire dei soldi da parte dei cittadini all'interno dei progetti eolici, che siano essi mini eolici o grande eolico. L'anno scorso il signor Gaip ci ha fatto una carrellata di quelle che sono nel mondo le iniziative dell'eolico e dell'eolico cooperativo, e c'è stata un po' un'ambiguità tra quello che è emersa, un'ambiguità sulla terminologia eolico cooperativo, in quanto non si è riusciti a identificare la forma societaria precisa per l'Italia di queste che sono cooperative eoliche, in quanto se vediamo nel mondo l'eolico cooperativo, forse la parola più adatta è la community power. Community power, parliamo di qualunque tipo di progetti di energia rinnovabile in cui partecipano le comunità, spesso conosciute come comunità spesso sono conosciuti come progetti di come cooperative eolie o cooperative energetiche. Il termine cooperative però è un po' fuorviante, in quanto abbiamo, a seconda del paese in cui sono sviluppate le iniziative, a seconda del contesto, diverse forme, diverse organizzazioni, diverse metodologie con cui vengono sviluppati i progetti, cosa che in forme societarie spesso poco realizzabili in quello che è il contesto italiano. Prima di tutto possiamo vedere che possiamo però identificare delle caratteristiche comuni a quelli che sono i progetti di community power. Si parla di community proprio perché sono. Scusi, non devo muovermi. Si parla di progetti community power quando parliamo prima di un modello di business in cui le comunità locali partecipano all'investimento di un progetto energetico, in quanto con una produzione di energia distribuita sul territorio è possibile produrre energia localmente le comunità ne possono essere parte. Anche se sono istituiti in contesti giuridici differenti, tutti i progetti hanno delle caratteristiche in comune. Hanno in comune la cosa principale, che le persone partecipano economicamente al progetto, partecipano e condividono i profitti. Possiamo parlare quindi di aziende, di enti. Allora, sì, sono progetti community power, vabbè, scusatemi ragazzi. Ok, vabbè, di base il problema che è emerso dall'incontro che abbiamo avuto con Gaip è stato: sì, è bellissimo, vogliamo partecipare, vogliamo realizzare tutti quanti con un progetto in modo da essere padroni del nostro territorio, in modo da poter decidere le sorti del proprio territorio. Però il
Di fatto poi l'incontro finì sul dire ma cosa facciamo, come ci muoviamo, cosa è stato fatto nel mondo, come il contesto normativo italiano ci permette di realizzare un'iniziativa del genere. Allora, l'idea è stata quella di proporre una serie di casi studio. Andiamo a vedere di fatto cosa è stato realizzato, come queste famose cooperative energetiche di cui ci parlava con Paul Gaip, che sono delle bellissime iniziative che hanno una forte valenza anche politica nella ripartecipazione nel processo decisionale locale, come di fatto cosa è stato realizzato. Sarebbe interessante, abbiamo pensato con la dottoressa Mastroleo, che è stata la prepositrice di questo corso, di realizzare un'indagine e di vedere quelli che sono stati i casi più emblematici di community power, di cooperative eoliche, non so come le vogliamo chiamare, di parchi eolici ad azionariato diffuso, perché poi tutto sommato la cosa che accomuna questi progetti è la partecipazione economica il più largo possibile da parte di piccoli azionisti. E ci siamo resi conto che ci sono diverse forme, sono stati utilizzati diversi stratagemmi, diverse formule giuridiche a seconda di quelle che sono le. E sono stati anche che era il contesto e le necessità dei progetti. Diciamo, tutto questo, i casi più famosi di community power vengono dalla Danimarca, dove abbiamo avuto la nascita anche del settore eolico industriale. In Danimarca abbiamo avuto un periodo molto florido nella realizzazione di progetti di comunità, in quanto c'è un background culturale molto predisposto a questo tipo di iniziative. Prima di tutto c'era una volontà politica da parte del legislatore, da parte dello Stato, che voleva la partecipazione economica voleva la partecipazione economica dei cittadini, delle persone che vivono nei pressi delle turbine all'interno delle iniziative. Quindi c'è stato all'inizio la legge danese ha obbligato le persone a partecipare nei progetti cooperative eolico. Il concetto, l'idea che possiamo anche considerare bella è: se una comunità vuole una turbina eolica, siccome tutti la criticano, molti la criticano, molti piace, se la vuole allora deve partire dalla comunità locale e deve essere posseduta perlomeno in parte dalle persone che vivono nei pressi della turbina eolica, che quotidianamente si sveglieranno e vedranno quella turbina, conviveranno con questo impianto. C'è stata un'evoluzione normativa negli anni in Danimarca, quindi poi vedremo che queste cooperative eoliche si sono trovate anche di fronte a diversi cambiamenti in itinere, sia dei prezzi dell'energia, sia delle tariffe. Però di base quello che ha permesso lo sviluppo di queste iniziative è stato una spinta da parte del legislatore indirizzare gli investimenti locali verso le turbine eoliche e poi un incentivo, un frame legislativo che permettesse la convenienza economica di queste turbine eoliche. Quindi parliamo di cose che ci sono anche in Italia, il prezzo minimo garantito per l'elettricità e di diritto alla connessione obbligo ed obbligo da parte del diritto alla connessione in rete e obbligo di acquisto di tutta l'energia prodotta. Questo contesto, perlomeno in questo. In questo caso sono delle condizioni che sono garantite anche in Italia. Per il grande eolico è un po' complessa la situazione, però per il mini eolico sicuramente ci sono delle garanzie. Noi attualmente in Italia abbiamo una tariffa incentivante che per progetti fino a 200 kW, che poi andiamo a vedere sono comparabili a progetti di grande eolico, ci garantiscono un prezzo minimo, un prezzo fisso per
un certo numero di anni e ci hanno, abbiamo il diritto alla connessione, ovviamente alle condizioni tecniche in cui si realizza si deve realizzare la connessione. Abbiamo l'obbligo da parte del gestore di rete di acquisto di tutta l'energia. Poi Danimarca, poi il contesto che è cambiato, nel 2013 fu la liberalizzazione del mercato e c'è stato quindi non sono liberalizzando il mercato, bisognava dare accesso a tutti all'investimento eolico, quindi all'investimento energetico, quindi il legislatore non poteva più vincolare la presenza di investitori locali all'interno dei progetti. Ma questo non è, sicuramente ha rallentato la nascita di cooperative eoliche, ma non è stato determinante nella chiusura, quindi non è la condizione che ci sia l'obbligo di partecipazione, di fatto poi non è stato, è stato un buon avvio di questo movimento, ma non è una condizione necessaria. Se parliamo di cooperative eoliche in tutto il mondo, il caso più famoso è quello di Midelgrunden. Midelgrunden è un parco eolico di offshore di 40 megawatt, costituito da 20 turbine. Di 20 turbine da 2 megawatt di potenza al largo della costa di Danimarca, se andate, alla costa di Copenaghen. Se avete visitato Copenaghen, sicuramente vi siete imbattuti in questo parco eolico perché è visibile dal punto più importante, più famoso di Copenaghen, che è quello che è l'Inette, la Sirenetta di Copenaghen, quindi è visibile. Da lì, ed è anche questo ha dimostrato anche che l'eolico, cioè la presenza stessa di questo parco eolico, voluto dalla popolazione locale, pagato dalla popolazione locale, nei pressi di un punto estremamente turistico, penso che è la massima dimostrazione del fatto che l'eolico è possibile, non impatta sul turismo, anzi può migliorare un contesto anche urbano. Io personalmente ho pagato da turista, forse sono un caso particolare, sono anche una persona a cui piace il proprio mestiere, cioè, però io ho pagato, mi sono trovato in barca con persone, con turisti di tutto il mondo, anche non tecnici, persone interessate a vedere il mondo, a capire il mondo che li circonda, pagare una gita in barca per visitare le turbine del parco eolico Midelgrunden. Forse vi faccio vedere una foto che magari è. Questa è la. Queste turbine sono delle turbine estremamente visibili dal centro di Copenaghen. Se ce ne rendiamo conto, questo è il centro storico di Copenaghen e qui si. Mi sa, c'è la Sirenetta, e questo è il parco eolico, la lei ha forma curva che poi hanno scelto chi ha realizzato il progetto ha cercato di dare una forma a un parco più morbida proprio perché è visibile dal centro di Copenaghen. Come è stato realizzato questo progetto? Possiamo dire sicuramente un progetto di una tale portata richiede un grosso costo iniziale in termini di valutazione di fattibilità e di autorizzazione. Quindi contemporaneamente c'era il governo danese e la municipalità di Copenaghen che volevano capire e volevano approfondire quelle che sono che erano le dinamiche che stavano accadendo in tutto il paese della Danimarca, cioè, che era la partecipazione in questi progetti. Allora, il progetto nasce da un gruppo di persone che inizialmente raccoglie un certo numero di quote
da un gruppo di cittadini di Copenaghen che a un certo punto raccoglie circa 60.000 euro di quote, ordinazioni di 100 euro, per redigere uno studio di fattibilità. A questo punto ci si rende conto che l'impresa è molto grande, molto più grande di quello che si aspettavano, e però riescono ad andare avanti tramite un finanziamento da parte dell'Ufficio per l'Energia e l'Ambiente di Copenaghen, che finanzia, in base a quello studio di fattibilità realizzato dai cittadini, finanzia la valutazione e la realizzazione della burocrazia, di quelle che sono tutte le valutazioni di impatto ambientale, che sono l'autorizzazione di questo parco, eccetera, e realizza. Finanzia la creazione di questa cooperativa con un finanziamento di circa 680.000 euro. Inizialmente si crea questo gruppo e si limita, è stata una volontà anche politica da parte della municipalità di Copenaghen, di chiudere l'investimento ai soli cittadini di Copenaghen, cosa che poi successivamente è stata aperta. Nel 1996 la Copenhagen Energy valuta il progetto, il dipartimento valuta il progetto e si costituisce questa società per azioni. In realtà è una società pubblica. Il parco eolico di Muiddelgrunden è costituito come una società a responsabilità illimitata, quindi tutti i soci hanno responsabilità illimitata nei confronti dell'azienda, una cosa impensabile in Italia, cioè già solo a proporre una cosa del genere a un cittadino italiano ti prendono per pazzo, cioè tranquillamente, però l'idea è stata, realizziamo, raccogliamo queste quote, io ho scaricato lo statuto di Muiddelgrunden, è l'equivalente di una SPA italiana, sono 3 pagine solamente, io ho provato a vedere lo statuto di una SPA italiana, sono 120 pagine con tanto di riferimenti normativi, ad altre 2000 cavilli legislativi. Comunque hanno uno statuto di poche pagine in cui al primo punto c'è scritto che la società non può contrarre debito. Quindi anche se c'è la responsabilità illimitata dei soci, si inizia a tutelare questa responsabilità illimitata dicendo: attenzione, noi giochiamo, cioè realizziamo il progetto solo con i soldi che sono effettivamente messi all'interno della società, non contraiamo debito, quindi non c'è il rischio che la società vada in default e quindi qualcuno si rivalga sulla responsabilità illimitata dei soci. Chiaramente ci sono tante altre responsabilità in questo tipo di iniziative. C'è un incidente, qualcosa. Il rischio c'è comunque quando la società ha responsabilità illimitata. Però da statuto hanno indirizzato il progetto verso totale, forse impossibile perché non si può prevedere tutti, non si possono prevedere i rischi, però è stato deciso che qualunque azione che andava fatta non solo doveva avere la propria copertura finanziaria, ma anche doveva essere assicurata, dovesse essere valutata dall'Assemblea e sono riusciti in questo modo ad accogliere, a vendere 40.500 azioni, con equivalenti a 10.000 kWh all'anno, venduti a 568 euro. Stiamo parlando di una cosa rivoluzionaria, secondo me, cioè, ha cambiato la percezione dell'energia nella città di Copenaghen. I cittadini di Copenaghen sanno come è prodotta l'energia nella propria città, sanno quali sono le problematiche, sanno quanto costa la manutenzione di una turbina, sanno che se non c'è vento non produce e devono in qualche modo, se vogliono accendere le lampadine, devono in qualche modo risolvere questo problema. E sono dei cittadini attivi. Periodicamente l'Assemblea si riunisce,
si discute, si valutano le problematiche che ci sono e questo forse è quello che più Paul Guy cercava di trasferire alla platea. E beh, non solo queste persone riescono a guadagnare da questa iniziativa, perché poi di base c'è questa. Io se partecipo economicamente a un progetto anche con 500 euro non voglio perdere questi 500 euro, lo faccio perché voglio prima di tutto un ritorno economico. Non dico che ne voglio 2000, ma voglio quantomeno ritornare del mio investimento. E vediamo un poco quali sono stati i numeri del progetto, praticamente quanto è costato, quanto queste azioni hanno reso. Allora, abbiamo 20 turbine con altezza navicella 64 metri, diametro rotore 76, sono turbine da 2 MW. L'energia viene pagata, la produzione stimata del parco nel momento del progetto è stata 89 gigawattora all'anno, sì. E l'energia è pagata secondo uno schema che è quello che che è il vecchio schema dei certificati verdi italiani, quindi c'è una cifra che è un prezzo fissato al kilowattora di acquisto dell'energia, quindi quell'acquisto garantito che garantisce nel caso dell'italiano l'autorità per l'energia elettrica, il gas, eccetera, che è di 4 centesimi e 4, e c'è un certificato verde, un valore aggiunto di energia rinnovabile che è di 3, che a seconda dell'anno in cui viene prodotto l'energia va da 33 centesimi e 6 a 1 centesimo e 3. Sono cifre molto basse se pensiamo a quelle che sono attualmente il mini eolico, chiaramente comparabile a un progetto di un'economia completamente diversa, però sono cifre che sono comparabili alle attuali tariffe del grande eolico in Italia. Queste tariffe che a quanto pare hanno distrutto il settore dell'eolico in Italia, quando poi probabilmente non sono solo le tariffe che hanno distrutto il settore eolico italiano. E comunque il prezzo di produzione dell'energia, quindi abbiamo detto, loro vendono a 4 centesimi e 4 più 3, 6, hanno un costo di produzione di 4 centesimi e 6. Un investimento a kilowatt di 1,14 euro e una produzione annua di 89 gigawattora. Vabbè, qui abbiamo riportato, poi questo documento lo posso trasferire a tutti, questo è uno studio che abbiamo realizzato con la dottoressa Mastroleo che proprio per invogliare le persone a partecipare e a capire la tematica. E vediamo l'azione, ad esempio come economia per gli azionisti. Qua fa un esempio, la famiglia Jacobsen ha comprato un'azione di 568 euro, la produzione annua è di 1000 kWh. Spiego un attimo questa cosa, loro hanno valutato la produzione annua del parco e hanno venduto le azioni non in base alla redditività, non in base proprio alla quota societaria, ma in base a una quota di energia. Quindi su quella quota di energia vertono tutti i costi che ci sono legati alla produzione di quell'energia e in questo modo sono riusciti a semplificare e a chiarire anche praticamente quanta energia loro riuscivano, cioè coprivano quando compravano e anche perché poi c'è stato il governo danese che dava determinate facilitazioni fiscali in base alla quota di energia che compravano, perché una famiglia poteva comprare 1000 kWh, se invece ne prendeva di più vuol dire che non lo faceva solo per coprire la quota energia, ma lo faceva per uno scopo prettamente utilitaristico, no? Che è giusto che ci sia, ma che va tassato diversamente. Poi lì in Danimarca c'è tutto un sistema particolare di tassazione. Allora,
Quindi ogni anno questo azionista che aveva comprato un'azione di 568 euro percepisce 44 euro per la vendita dell'energia, 36 per i certificati verdi, quindi entrano 80 euro e 40. Poi hanno dei costi di manutenzione e hanno un'entrata netta di 71 euro l'anno e quindi con un tempo questo piccolo investimento ha avuto una redditività del 12% con un tempo di ritorno di circa 8 anni per una vita di progetto di 20 anni. Poi, vabbè, tutte le figure economiche, poi magari vi trasferisco il documento, poi se voi ne vogliamo discutere, non so, magari può essere anche un po' noioso entrare troppo nei dettagli, però in qualunque caso penso che questo esempio di azionariato diffuso con azioni di 568 euro è quello che è più emblematico. Ed è quello forse più difficile da realizzare in Italia. Perché? Perché una struttura del genere richiede per vendere le azioni a 568 euro senza passare da un notaio, e ad avere la possibilità di vendere 40.500 azioni, che poi sono i numeri, parliamoci chiaro, che vediamo sui social media attuali, su Kickstarter, su questi siti di crowdfunding, in cui l'azione, già quando parliamo di un'azione di 568 euro, è un'azione abbastanza corposa per chi acquista, per chi partecipa a progetti di crowdfunding, funding. Questo tipo di azionariato diffuso è molto difficile in Italia. Probabilmente l'unica via sarebbe quella della società per azioni, che comunque è una iniziativa abbastanza farraginosa e difficile da avviare, ma delle società per azioni e delle varie forme societarie magari ne parliamo poi dopo quando viene il dottor D'Ambrosio, che è commercialista e conosce meglio di me la tematica e insieme possiamo capire quali possono essere le difficoltà e le possibilità che di realizzare un'iniziativa del genere. Un altro caso che abbiamo analizzato è stato quello del parco eolico di Lynetten. Siamo sempre a Copenaghen, siamo sempre nei pressi della Sirenetta, a pochi chilometri su una diga foranea. Questo progetto fa parte di una sperimentazione che ha fatto il comune di Copenaghen, in quanto c'è stata la volontà di valutare l'inserimento in contesto industriale delle turbine eoliche, in quanto poco distanti da Copenaghen abbiamo un grosso centro dell'impianto di depurazione, abbiamo un piccolo centro industriale e diciamo il comune di Copenaghen si è detto perché non provare a sviluppare un parco eolico in un ambiente industrializzato, già perturbato, perché dobbiamo andare a utilizzare nuovo terreno in zone agricole quando poi abbiamo già tutta delle aree che sono già utilizzate, già perturbate dalla presenza di industrie, dalla presenza di artefatti umani. E quindi c'è stato anche in questo caso un po' una spinta da parte dell'amministrazione, del legislatore, in quanto è stato realizzato un piano che prevedeva la presenza di queste turbine. Quindi i cittadini che poi hanno proposto la realizzazione di questa cooperativa
si sono trovati molto agevolati perché esisteva già un piano energetico, un piano comunale urbanistico che definiva la presenza delle turbine, quindi hanno avuto un processo autorizzativo molto semplificato. E la cooperativa, anche in questo caso, è stata formata come una, se parliamo di cooperativa, ma non è una vera e propria cooperativa all'italiana, è una Interessenskab, IBAS, la sigla che quando troviamo questa società danesi, che è una condizione che permetteva questi sgravi fiscali sugli introiti dagli azionari nati, però la condizione è che per gli investitori abbiamo piena e congiunta responsabilità del progetto, quindi anche qui, sempre in Danimarca, la forma di queste cooperative, su cui non è proprio una cooperativa, è una società a responsabilità illimitata in cui tutti i soci hanno piena responsabilità del progetto e cercano insieme di realizzare un progetto che gli dia meno responsabilità possibile, quella è l'idea, che sia un progetto sicuro. Chiaramente realizzare un progetto così sicuro comporta un costo maggiore di investimento, perché? Perché si devono pagare tutte le assicurazioni del caso, non si deve fare, non si può contrarre debito, non c'è, si cerca di minimizzare il rischio, però questa condizione, questo tipo di società permette anche un azionariato più semplice, uno snellimento burocratico dell'entrata degli azionisti e una velocità anche di realizzazione dell'iniziativa, perché se pensiamo a tutta la burocrazia che ci sono legate alle grandi società per azioni, in questo caso, cioè, si è riuscito un piccolo gruppo di azionisti iniziato con un costo iniziale molto basso, che è quello di una società a responsabilità illimitata, ha iniziato ad accogliere capitale, a fare crowdfunding vero e proprio. Se vediamo il piano economico di questa cooperativa, vediamo che parliamo di 4 turbine da 600 kW, è stato un investimento dell'ordine di 1,5 milioni di euro. Questi però ovviamente i prezzi sono aggiornati, non sono aggiornati, sì, stiamo parlando del momento in cui si realizza il progetto, stiamo parlando di almeno 10 anni fa, no, di più, forse 15 anni fa, quindi come? C'erano le lire, sì, quindi non è, però ci fa il motivo per cui propongo questi piani economici è far capire quelle che sono state le aspettative sull'azionariato, al di là della cifra di quanto costa la turbina eolica, di quanto costano le opere di fondazione, perché poi più o meno i rapporti sono rimasti invariati, perché come si è aumentato il prezzo del ferro, è aumentato il prezzo del ferro sia per costruire la torre sia per le fondazioni, però se vediamo i numeri vediamo che stiamo parlando sempre di piccolissime azioni che hanno dei rendimenti relativamente bassi, cioè solidi, abbiamo un rendimento del 13%, ma sicuramente non sono i rendimenti che sono così, per cui è famoso l'eolico in Italia, perché l'eolico in Italia è anche un po' una sorta di miraggio per tanti investitori, ci si aspetta no, ritorni fantasmagorici, chissà, si pensa che converta completamente in denaro ogni soffio di vento, però stiamo parlando di investimenti molto solidi, di piccole azioni che danno un ritorno ragionevole e danno un valore non solo economico. È vero, chiaramente deve ritornare, deve essere solido economicamente, deve ritornare, però il valore che hanno avuto queste cooperative, le persone che hanno acquistato queste azioni l'hanno fatto non solo per l'economia dell'azione, perché magari si può
c'è la possibilità di investire in tante altre cose, si investe in una startup di software, si guadagna sicuramente di più, o si investe nel mattone all'italiana, come si fa dalle nostre parti in Campania, in Puglia, eccetera, si guadagna di più, parliamoci chiaro. Chi lo ha fatto perché è un modo economico e conveniente sicuramente di partecipare alle decisioni del proprio territorio, perché vuole essere, perché crede in una trasformazione del territorio in quella direzione, vuole essere partecipe delle decisioni del proprio territorio, condivide questo modo di produrre l'energia e vuole che la propria energia sia prodotta tramite il vento in una maniera conveniente. Chiaramente, nessuno fa, cioè non ci sono volontari che sono disposti a perdere dei soldi per cambiare il mondo. Però stiamo parlando comunque di investimenti cioè che danno. Partecipare a una cooperativa del genere, parlare con queste persone che hanno conquistato le azioni, è una bellissima esperienza perché non è solo l'azione economica, perché a un certo punto nell'economia di una famiglia un'azione di 500 euro non cambia la vita, è lì, è un modo per differenziare, proprio per mettere al riparo un piccolo risparmio, per comprare 10 azioni, 20 azioni, di questo stiamo parlando. Però partecipare a un'iniziativa del genere ti permette di partecipare alle assemblee che pubblicamente si fanno, ti permette di decidere, di capire quali sono le difficoltà nel realizzare un progetto, quali sono i reali numeri di produzione di energia, di avere un'idea di quello che succede al di là della presa elettrica che utilizziamo a casa, ed essere partecipe e poter decidere, poter dire la propria nel proprio territorio. Questo valore è stato anche nel caso di Linette, è stato anche valutato, nel senso che la città di Copenaghen, l'agenzia per l'energia della città di Copenaghen, ha fatto anche uno studio su quello che è stato l'impatto sulla vita. In verità hanno cercato di capire quanto l'acquisto di un'azione del genere impatti sul comportamento verde della famiglia che ha acquistato l'azione, quanto l'atteggiamento verde, la propensione verso l'ecologia della famiglia ha portato ad acquistare questa azione. In realtà poi si è evidenziato che al di là dell'ecologia c'è il maggiore motore della vendita di queste azioni è stato proprio la voler partecipare ed essere parte attiva delle trasformazioni del proprio territorio. Nel caso di Copenaghen, poi stiamo parlando sempre di un caso estremamente specifico, perché cosa succede? Stiamo parlando dei cittadini che hanno visto negli anni trasformare il proprio territorio. Che quando il fine settimana andavano in campagna ogni volta trovavano qualche pala eolica in più e non capivano, e che hanno voluto essere partecipi, hanno detto: ma che sta succedendo? Perché sta succedendo questo? Facciamolo noi, cerchiamo di capire questo. Questo è stato il maggiore motore che ha portato all'acquisto di queste azioni. Voler partecipare e capire le trasformazioni del proprio territorio. Una piccola nota la vorrei fare sulla partecipazione delle banche locali in questo tipo di progetti. Non è stato facile in questi vari progetti, però c'è stato, ci sono, hanno partecipato a questo, hanno aiutato lo sviluppo di questi progetti, la partecipazione di alcune banche, che hanno permesso il finanziamento delle quote dell'acquisto di un'azione del parco. Quindi una persona poteva andare dalla propria banca locale, la cooperativa già aveva fatto un accordo con la banca locale, e la banca locale le dava un piccolo prestito di 700 euro per acquistare questa azione, ovviamente guadagnandoci la sua parte, la sua quota di interesse. Ma in questo modo
questa partecipazione è stata anche quasi a costo zero per molti. Cioè, molti sono entrati dicendo: vabbè, io ci guadagno pochissimo con questa iniziativa, ci guadagno ancora meno di quella, però io così in questo modo partecipo. Ed è stato un forte motore in diverse iniziative. All'inizio, in verità, sono state pochissime le banche che hanno partecipato in Danimarca, che hanno aiutato questo tipo di iniziative. In Danimarca, specialmente, ci sono state proprio sono state finanziate da banche specializzate nel finanziamento di azioni. Poi, dopo queste prime iniziative, che hanno fatto un po' di apripista, anche le banche locali, che potrebbe essere nel caso di una comunità locale del genere, il credito cooperativo, hanno capito il potenziale guadagno. E cosa è stato? Il freno è stato solo che la banca locale ad un certo punto non era capace di sopportare una tale richiesta di azioni. Perché poi l'acquisto di ogni azione prevede il fatto che tu fai una verifica su chi ha l'azione, eccetera, una verifica creditizia se questa persona ha diritto o meno a questo piccolo prestito, eccetera. E arrivare in una piccola banca locale, per vedersi presentare 40.000 persone che vogliono che comprare le azioni, un po' le ha frenate, giustamente hanno messo il freno. Ma dopo diversi anni che ci sono state le prime iniziative, si sono organizzate anche le banche locali. Quindi è una trasformazione che può avvenire, è successo, ma sono state le stesse cooperative, la presenza di queste cooperative, che ha trasformato gli uffici delle banche locali, anche perché poi per loro è un business. Cioè, semplicemente la banca locale, fornendo questo servizio, ci guadagna anche lei. Cioè, guadagna la banca locale, guadagna facendo partecipare maggiormente la persona proprio alla politica energetica locale. Questo è un bel ciclo virtuoso che si potrebbe innescare. Ovviamente, casi come quello di Linetten, se vediamo, molte volte in Italia il discorso da. Io sono un tecnico, molte volte parlo con le persone e mi dicono che c'è questa. Vedo l'immobilità tante volte nell'incertezza normativa, nel fatto che l'ultima, non poco, ma questa tariffa, questa garanzia di acquisto dell'energia ci sarà, per quanto dura, ma posso fare questo investimento? È il cruccio di tutti gli investitori, e si pensa sempre a un mondo al di là, a questi esempi in cui in Danimarca sono persone serie, fanno la tariffa, cioè, là si pianifica bene, cioè, a questo no, perché queste cose si fanno anche in questa incertezza normativa c'è stata anche in quegli anni in Danimarca, tant'è che la cooperativa Linetten si è trovata con. Mi pare questo. Ci sono cooperative comunque che si sono ritrovate con i business plan dimezzati, cioè con un ritorno dimezzato dopo 5 anni che era stata avviata l'iniziativa. Però questo non è stato il freno. Tuttora, anche che se si sono dimezzate si è dimezzato il ritorno di investimento di queste azioni, le cooperative danesi vendono azioni e ci sono tuttora code di acquisto per le azioni. Perché i cittadini vogliono partecipare, perché vogliono dire la propria sull'impianto che è lì, e non solo per la parte economica, che è chiaramente importantissima. Quindi la cosa che volevo evidenziare è che non dobbiamo forse spaventarci troppo di questa incertezza normativa, di questa scarsa pianificazione da parte del governo, scarsa pianificazione energetica, non so come la vogliamo chiamare, questa incertezza che abbiamo nel futuro della tariffa, del futuro del valore dell'energia, in quanto se diluiamo sufficientemente questo azionariato,
non avrà un impatto forte sul nostro portafoglio in qualunque caso, ma avrà un forte impatto su quella che è la partecipazione che diamo nel nostro territorio e la comprensione di delle dinamiche che ci sono, della politica locale, di come la politica magari con questi scellerati piani energetici, eccetera, riesce ad impattare praticamente sulla nostra vita. Quindi un investimento del genere ha un valore che va molto al di là del mero ritorno economico e chiaramente come tutti i progetti non sono facili da realizzare, quindi richiedono la partecipazione e le competenze e le capacità finanziarie, richiedono che la comunità, quanto parliamo di comunità, community power, che la comunità agisca come una squadra di lavoro, forte, competente, che sia capace di affrontare le varie sfide. Ma per dire, ci sono qui ad esempio, abbiamo in questo documento che poi vi consegneremo, abbiamo valutato anche, visto quali sono stati i problemi tecnici che hanno avuto, perché poi di fatto ci sono tante problematiche che poi questo gruppo di lavoro deve affrontare. In questo caso, ad esempio, c'è stato ci sono stati dei piccoli ritardi di forniture che hanno causato dei lunghi ritardi dell'installazione che hanno cambiato molto l'economia di progetto perché in quel periodo, ad esempio, in Danimarca c'erano pochissime gru che potevano installare quel tipo di turbine e c'erano contemporaneamente, dovevano realizzare queste turbine prima che fosse asfaltata l'area, perché sennò quest'area sarebbe stata rovinata e dovevano rifare questo asfalto. La questione è che realizzare un progetto del genere non è una cosa facile, non è una cosa per tutti, e ci vogliono competenze tecniche, ci vogliono. Se andiamo a spulciare poi queste varie esperienze, non sono state così. No, esaltanti, esaltanti lo sono, perché se vedi, dopo non solo c'è stata la liberalizzazione del mercato, hanno avuto una riduzione del 50% degli introiti degli azionisti, no? Ancora ci sono persone che comprano le azioni. Quindi magari è proprio esaltante la sfida da affrontare come comunità. Questo è il valore, è anche un valore che bisogna dare a questo tipo di iniziative, non solo prettamente economico. Cioè, ancora si comprano, si può comprare le azioni della società Linette, c'è una fila di attesa di cittadini che aspetta che qualcuno se la venda, perché poi sono scambiabili chiaramente come azioni. E questo è il parco eolico, questa è l'area industriale antistante alla città di Copenaghen.